Ciao ragazze, questo è un video relativo alle glossy box di gennaio, quindi se vi interessa guardatelo, se non vi interessa naturalmente potete guardare qualsiasi altra recensione. Come sapete, e ve l'ho detto su Facebook, ho voluto accettare di nuovo la glossy box proprio per vedere se effettivamente, come loro mi hanno detto, il tutto si fosse migliorato, nel senso che mi aspettavo che ci fossero all'interno moltissimi prodotti cosmetici, moltissimi prodotti cruelty free e comunque più adatte alle esigenze di tutte noi. Naturalmente queste glossy mi sono state inviate dall'azienda, che ringrazio, ma come al solito non posso non essere sincera. Adesso io vi faccio vedere velocemente, perché ci saranno tantissimi video in cui vedrete il contenuto e l'avete quindi visto e rivisto, sarete anche stanche, quindi il contenuto della glossy da donna, per donna, perché mi voglio soffermare di più invece su quella per uomo, che diciamo ho accettato proprio perché comunque volevo fare anche un regalo a mio marito e perché ero curiosissima di vedere cosa ci fosse al suo interno. Per quanto riguarda la glossy di gennaio, diciamo che la cosa che subito mi è piaciuta, naturalmente, il colore, perché sapete io adoro sia il rosa che il fucsia e tutte le sfumature di questo colore qui, e quindi quando io vedo rosa già è un qualcosa che mi prende il cuore. E comunque a me personalmente non è andata per niente male, perché i prodotti contenuti all'interno sono questa crema dell'Eucerin antirughe, che tra l'altro stanno pubblicizzando tantissimo in televisione, quindi io volevo provarla e è caduta a fagiolo, e il siero, quindi il siero è la crema notte che sto utilizzando e ve ne parlerò. Poi un rossetto Criolan, che è un rosso, un color rosso che non è, diciamo, il mio colore di rossetti preferito. Non ho ancora nemmeno sgocciato, perché sono indecisa se mandarlo a voi oppure no. E questo smaltino Lila, che è quello che indosso, vedete, io qui vabbè ho messo dei pois per renderlo un pochino più particolare come French, e questo rosso un po' tendente al corallo, possiamo dire così. A me piacciono gli smalti Lila, averne uno in più non fa mai male, però anche in questo caso come colore potevano mettere uno più carino. So che sono diverse, che ogni glossy è diversa da persona a persona, e diciamo che il contenuto in relazione alle 14 euro non è malaccio. E poi una full size, o meglio un formato 30 ml di crema occhi, quindi crema per il contorno occhi, scusate, di questa marca qui, che è Activa, che io non conoscevo, su cui mi devo informare meglio, e quindi ve ne parlerò eventualmente dopo averla provata, il che sarà, diciamo, in un tempo molto più lungo, perché comunque diciamo che a guardare così a primo acchito non sembra male. Però io adesso sto utilizzando l'Air Rescue di Kiko, mi ci sto trovando bene, quindi voglio finirlo. Lo sapete che sono nella fase di smaltimento di prodotti e che voglio consumare quelli che ho, e poi sapete anche che la zona occhi per me è un tasto dolente, di conseguenza sto molto attenta, per cui forse mettere questi prodotti qui, che dovrebbero essere particolarmente, diciamo, soggettivi, nel senso che comunque ognuno in questa zona ha una propria esigenza, una propria necessità, è un pochino azzardato, possiamo dire così. Però comunque non mi soffermo tanto su quella femminile, perché troverete sicuramente 2000 review, 2000 video, eventualmente vi parlerò più dei prodotti successivamente per consigliarveli se mi sarò trovata bene. Vi voglio mostrare invece quella per uomo, che è forse diciamo la vera novità di questo periodo. Allora vi dico subito la reazione di mio marito: è stato contentissimo, perché comunque naturalmente è un regalo, non gliel'avevo detto che la stavo attendendo, quindi gliel'ho voluto fare come regalo. Diciamo che è molto elegante la scatola, mi piace il colore, mi piace il tutto, e tra l'altro trovo che per gli uomini sia molto molto più azzeccata la cosa, perché ci sono dei campioncini mini taglia che, per esempio, per un uomo come mio marito che viaggia o comunque va in palestra o comunque molte volte si è trovato a dover fare viaggi di lavoro, portare appresso queste confezioni così piuttosto che quelle diciamo full size può essere molto molto utile.
La cosa che mi è piaciuta è questo prodotto per cuticole, olio barra penna per cuticole di Mapala, che naturalmente passerà in quella rosa, ma comunque eventualmente lo proverò anche su di lui. Allora, cosa contiene la Glossy Box per uomo? Allora, uno shampoo 2 in 1 di Paul Mitchell, questo qui, che è una confezione di 75 ml, davvero utile. Lui è stato contentissimo perché comunque ha deciso già che metterà tutto il contenuto della Glossy all'interno della pochettina da palestra, quindi questo qui. Poi eventualmente vi farò recensire da lui i prodotti, vediamo se vorrà. Poi c'è un gel detergente belli sensibili, e gli è andata alla grande perché lo volevo proprio provare, che è questo qui. Un gel doccia rigenerante dei coloniali, e lui ama la linea dei coloniali, e tra l'altro sono 30 ml, per cui assolutamente utilizzabile più volte perché ne basta davvero un goccino. E poi una schiuma da barba dell'Eucerin. Eventualmente facciamo una recensione con lui per gli uomini, faremo una recensione con lui a favore degli uomini, dei ragazzi che mi seguono. Se vi interessa, appunto, scrivetelo nei commenti, che vi faccio dire come si è trovato con questi prodotti mio marito. Io non potrei darvi delle esperienze se non per bocca altrui. Allora, cosa dirvi? Anche in questo caso la Glossy costa 14 euro, e la ritengo, diciamo, azzeccata per gli uomini. Perché? Perché intanto gli uomini sono meno esigenti di noi, hanno meno aspettative, secondo me. Oddio, forse rispetto al passato no, però ritengo che sia più facile accontentare un uomo rispetto a una donna. Quindi noi donne, quando apriamo la Glossy, sinceramente qualche problemino lo troviamo sempre, qualcosa da dire la troveremo sempre, perché o non ci va bene il contenuto del prodotto, o non ci va bene la texture, o non ci va bene il colore, e così via. Invece, diciamo, mio marito mi è davvero sembrato felicissimo di ogni prodotto che ha visto, tranne per dell'olio per cuticole, e quindi niente, secondo me è una bellissima iniziativa. Allora, cosa vi posso dire di queste Glossy Box? Io ve l'ho detto, le ho accettate soprattutto perché volevo vedere se l'azienda si era diretta in altre direzioni, e come ho letto e visto in varie review, in vari blog, in varie pagine Facebook, effettivamente ancora non ho capito, secondo me, bene come muoversi, nel senso che dovrebbe mettere prodotti cosmetici più all'avanguardia, più prodotti cosmetici, più prodotti di make up, per esempio un bel mascara full size, un bel blush, un ombretto però ben fatto, diciamo, non quelli che ho visto nelle precedenti Glossy, che sinceramente mi hanno lasciata perplessa. Fare cose meno specifiche, per esempio, appunto, come vi dicevo, il contorno occhi, o comunque il contorno occhi, che è una cosa difficilissima da azzeccare. È difficile che il contorno occhi vada bene per tutti, un contorno occhi vada bene per tutti, per cui io, per esempio, non l'avrei messo all'interno di una Glossy da regalare a un numero indiscriminato di persone. Poi un'altra cosa, diciamo, mettere dei prodotti per fascia d'età è anche una cosa pericolosa, perché la maggior parte delle ragazze che si abbonano probabilmente hanno un'età inferiore ai 30 anni, quindi ecco, io metterei più prodotti di cosmesi, eventualmente prodotti per capelli, ma nemmeno mi punterei proprio diciamo, l'attenzione sui prodotti cosmetici. E un ombrettino, delle linee giovanili, diciamo, quindi più attenti alle esigenze delle consumatrici. Secondo me ancora non hanno capito bene su quale linea muoversi. Io lo dico all'azienda tranquillamente, so che guarderanno, perché io stessa invierò loro questo video, per cui questo è quello che mi sento di dire. Come ho scritto anche nella mail alla rappresentante dell'azienda, secondo me bisognerebbe mettere più cosmetici, quindi più prodotti proprio cosmetici, make up, questo è quello che vogliamo. Detto questo, vi mando un grande bacio, mi pare di avervi detto tutto, al prossimo video, ciao!